La mistica atmosfera del Nepal mi ha affascinato sempre, ma ora più che mai. Conosco bene Katmandu e i suoi dintorni, ci sono stata più volte, e forse è proprio per questo che, non più attratta dalle curiosità per l'ambiente esterno, ne colgo il fascino arcano più recondito. Avverto chiaramente la presenza di un ente supremo che tutto abbraccia ed avvolge. Comprendo come tutto il mondo visibile altro non sia che un granello di polvere nell'ampio seno dell'universo. Sento agitarsi in me strani pensieri di quanta presunzione ci occorre per giudicare l'operato di Dio, di come possiamo stimarci depositari della verità, di come spesso ci comportiamo come se fossimo importanti, insostituibili, immortali. Ed è forse presunzione anche quella che mi spinge in imprese azzardate per una donna, come questa che mi vedrà vagabondare per le due grandi vallate himalayane del Marchandi e del Kali. Raggiungiamo Dumre con il solito sconquassato pulmino. Il nostro viaggio a piedi inizia da questo villaggio. Ci aspettano circa 500 chilometri di percorso accidentato, con un dislivello complessivo di non meno di 18.000 metri. Noto che con me sono partiti anche qui i miei strani pensieri. Di fronte alla bellezza maestosa della natura mi chiedo che cosa rappresentiamo noi, sublimi, infime, tragiche, contraddittorie creature di Dio sulla scena del mondo. Noi che siamo nulla rispetto all'infinito e, tuttavia, un tutto rispetto al nulla. Infinitamente lontani da questi due insondabili estremi siamo incapaci di intendere il nulla dal quale siamo tratti e l'infinito che ci inghiotte. E questi due estremi, sempre più divergendosi ed allontanandosi, si ricongiungono e si ritrovano in Dio, e in Dio solamente. Pensieri che sembrano contrastare con la serena bellezza di questa stupenda Marchandi Valley e che eppure mi accompagnano dolcemente nel lungo cammino. Tocchiamo lungo la strada molti villaggi, alcuni dei quali formati da poche isolate casupole, e mi meraviglio come la gente, in queste desolate condizioni di vita, possa essere così serena, tranquilla e sorridente. Vitto semplice e frugale, duro lavoro, isolamento, nessuna distrazione e calma accettazione di questa esistenza misera. Confrontandola con la nostra incontentabile società, concludo che molte, troppe necessità ce le creiamo noi stessi. Oppure, meglio ancora, ce le costruiscono attorno, formando un circolo vizioso dal quale non riusciamo ad uscire ed oltre il quale non possiamo vedere. Poi, per una libera scelta o per un caso, il cerchio si spezza e scopriamo che si può vivere in altro modo, o forse più felicemente. Ma l'incanto si rompe presto. Basta che si guasti il termos che tiene in caldo il nostro tè o che non troviamo l'aspirina per il mal di testa.
trovare la vita comoda sembra facile, ma poi penso che camminare a piedi nudi è piacevole soltanto sulla moquette, non su sentieri fangosi. E questa vita libera, a stretto contatto con la natura, lontani da tutto e da tutti, è bella forse solamente perché rappresenta una parentesi. Dio mio, com'è facile pensare, ma quanto è difficile agire in conseguenza. Ho deciso in questo viaggio di compiere quasi un pellegrinaggio visitando i monasteri disseminati lungo tutta la vallata, e questo mi costringe a lunghe e faticose deviazioni che il tempo instabile rende ancor più disagevoli. Ma ne vale la pena. L'ambiente mistico che le bandierine votive nella loro semplicità rendono gioioso, le grandiose montagne che mi circondano, la serenità che sento dentro di me cancellano ogni fatica. Il mondo che ho lasciato alle mie spalle e che ritroverò al mio ritorno mi appare come una grande illusione. La favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. Quante favole continuano ad illuderci in questo mondo che assiste indifferente al lento morire della fede e della speranza. Ricordo una favola che iniziava così. Cammina, 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 arrivarono al castello dove viveva l'orco. Noi stiamo camminando da giorni, attraversiamo montagne, fiumi, boschi, ma non penso proprio che arriveremo al castello dell'orco. Al contrario, ci allontaniamo da un mondo violento, cattivo, teso al solo benessere materiale immediato, dove l'uomo teme il suo simile perché sa che non si teme più la collera divina. Un mondo che ci coinvolge e ci assorbe, dove non troviamo più il tempo né la voglia di ripiegarci su noi stessi per riflettere, per pensare al dopo. Dimentichiamo così che la nostra dignità sta nel pensiero di ciò che veramente siamo e di ciò che saremo. Nel lungo cammino che noi compiamo per ritrovare il senso della vita, è solo con la nostra forza interiore che possiamo vincere lo spazio ed il tempo che non potremmo mai riempire altrimenti. Non l'eterno silenzio degli spazi o l'avvenire che solo a Dio appartiene ci devono sgomentare, ma solo il vuoto ed il silenzio che abbiamo dentro di noi. Siamo alla nostra settima tappa. Mentre me ne sto andando tutta sola, penso che qui, dove tutto è immenso, immanente, direi misterioso, io mi sento tranquilla, mentre quando sono nella mia città, tra la folla, ho paura.
Mi chiedo da cosa derivi questo sentimento di insicurezza e quasi simbolicamente trovo la risposta sul ponte che attraversano i portatori mentre dall'altra parte stanno arrivando le pecore. Chi vincerà nello scontro tra l'uomo e la bestia? L'uomo ha prevalso. Alla fine la bestia, quella che è dentro di noi, viene sconfitta. Ma intanto? Intanto non è la ragione che prevale, ma l'invidia, madre dell'odio e della violenza. È l'invidia, il più diretto e automatico fra i sentimenti umani, la causa di molti mali dell'umanità. È solo l'invidia che fa distruggere ciò che ad altri appartiene, soltanto perché non lo si può possedere. Ed avviene tutto questo non solo per le cose, ma pure per i valori morali. Risalendo faticosamente il ripido sentiero e inconsapevolmente il pensiero torna all'invidia. Andare avanti, emergere costa fatica. Ed allora ecco i mediocri operare la loro rivoluzione verso il basso, facilitando il decadimento degli ideali, delle aspirazioni, di tutto ciò che è di nobile all'uomo. Bisogna invece sostituire l'emulazione all'invidia. Occorre ripristinare la giusta scala dei valori se non vogliamo che gente mediocre, stolta e infingarda continui a prosperare in ogni campo, letterario, artistico, politico. Da tanto che mi pare di aver perso il conto dei giorni. Guardando queste strane pietre dove i pellegrini hanno inciso le loro preghiere, mi pare di essermi allontanata dal mondo consueto di centinaia di anni. Qui il nostro progresso non arriva, ma pare non ne sentono nemmeno il bisogno. La religiosità di questo popolo è commovente, direi contagiosa. Ovunque costruzioni sacre, monasteri, chorten e bandierine votive testimoniano la presenza onniveggente di Dio. Dal profondo dell'anima sorgono pensieri e proponimenti che credevo sepolti, dimenticati. D'ora innanzi, mi dico, proverò a vivere serenamente questa vita, nel bene e nel male, sempre accettandola giorno per giorno come un dono di Dio. Ciascuno di noi incontra nel cammino ostacoli che sembrano insuperabili, affronta problemi che appaiono insolubili, crede in verità che si dimostrano fallaci ed allora chiede a Dio il perché di tutto questo. Ma la risposta non si avrà in questo mondo, dove il solo premio deve essere quello di vivere in pace con se stessi, con gli altri e con il cielo. Perché, lo creda o no, lo voglia o no, l'uomo deve convincersi che il suo corpo appartiene alla terra e la sua anima a Dio.
Ed eccoci finalmente a Manang, nel gruppo dell'Annapurna. Il grazioso villaggio è sede di un importante monastero lamaista. Dopo 12 giorni di cammino, abbiamo finalmente un giorno di riposo e ne approfitto per dare uno sguardo in giro. La fortuna molto rara di intrattenermi e di fotografare un importante lama di passaggio da Manang. E questo è un fatto eccezionale, poiché, pur essendo estremamente gentili, non amano aver contatti con gli stranieri. Sembra che tutti i miei strani pensieri arranchino dietro di me senza riuscire a raggiungermi. Meglio, poiché mi è già faticoso reggermi in piedi su questo terreno. Raggiunto il Torong Pass a quota 5.408 metri, la foto di gruppo è di rigore. Dopo una discesa di oltre 14 ore, approdiamo a Muktinath, la città sacra, meta di pellegrinaggi che provengono da tutto il Nepal, dal Tibet e persino dall'India. Tutto è calmo, silenzioso, deserto, avvolto da uno strano mistico mistero. Non è ancora tempo per visitare i luoghi sacri da parte dei devoti locali e la pace è assoluta.
Durante la notte è nevicato abbondantemente ed il paesaggio, da tipicamente autunnale, ha indossato la veste invernale. Siamo nuovamente in viaggio, in uno splendido paesaggio. Tutto immenso e verrebbe da pensare di sentirsi soli, isolati in tanta grandiosità. Ma non è così. Se più soli dentro una cella di lamiera nel traffico cittadino o inscatolati come oggetti negli autobus, soli al telefono e dal televisore, seppure illusoriamente a contatto con altri uomini, soli sempre e comunque in mezzo ad altri solitari. Una folla di solitari che alla fine può schiacciare l'uomo, giacché la folla è sempre stata la madre dei tiranni. Dall'alto dei suoi 8.000 e passa metri, il Daula Giri mi guarda impassibile. In queste caverne i sadhu e gli anacoreti si ritirano a meditare per mesi e talvolta anche per anni. Siamo ormai addentrati nella Kali Gandaki Valley verso il termine del nostro lungo cammino. Un lungo cammino durante il quale, faticosamente, puntigliosamente, ho ricercato la migliore me stessa. Non so ancora se l'ho proprio ritrovata oppure l'ho soltanto intravista e domani tornerò a smarrirla. Guardandomi attorno, penso alle contraddizioni profonde che abbiamo dentro di noi. Se la folla ci angustia, la città ci soffoca, perché non mollare tutto e starsene quassù, a coltivare il nostro campicello? Forse perché temiamo che un giorno ci cada addosso pure il cielo, perché ci aspettiamo sempre qualcosa dal domani, perché sappiamo che non saremo mai felici in nessun posto. Ed allora, tristi per tristi, viviamoci la nostra tristezza con comodità. Il nostro viaggio prosegue nella splendida e lussureggiante Kali Gandaki con lunghe tappe, durante le quali abbiamo dovuto superare dislivelli di circa 1800 metri. Un lungo cammino, decisamente faticoso ed intenso. Dopo quasi 3 settimane di scarpinate, la nostra avventura si concluderà a Pokhara. Un'esperienza notevole che, senza presunzione alcuna, posso affermare, mi ha insegnato a camminare guardando in terra, ma non perdendo di vista il cielo. Il nostro lungo cammino è terminato. Ho negli occhi ancora vivide le immense cime del gruppo del Manaslu, dell'Anyung, dell'Annapurna prima, seconda, terza e quarta,
degli Unciuli e del Ganga Purna con gli imponenti ghiacciai. Innanzi a me troneggia il Machu Picchu, che mi fu già fedele testimone durante un mio viaggio precedente. Immagini incancellabili che resteranno nella mia memoria, come vorrei che rimanessero quei pensieri e quei propositi che probabilmente se ne torneranno sulle nevi eterne, puntate verso il cielo.